Benvenuti alla conferenza stampa dedicata a Eugene Green, che come sapete è il protagonista dell'omaggio di quest'anno della sezione Onde nell'ambito del 29esimo Tokyo Film Festival. Abbiamo con noi Eugene Green, che già in questi giorni ha avuto modo di parlare con il pubblico al termine delle proiezioni ufficiali sulla retrospettiva. Abbiamo avuto ieri anche un intenso e interessante incontro con gli studenti della facoltà di lingue dalla Cina del Sanopè. Questo è uno spazio, un momento riservato a voi giornalisti per conoscere ancora meglio te. C'è qui con me Roberto Manassero, che pure insieme a me è la sessione Onde e che l'anno ovviamente ci aiuterà con la discussione. Allora, io partirei con una domanda, poi ovviamente lasciando immediatamente a voi la possibilità di interloquire con la gente, parla un ottimo italiano, per cui avremo anche facilità di comunicazione. Parlo non solo un ottimo italiano, ma anche altre lingue molto diverse. E io partirei proprio da questo, insomma, però, dal tuo radicamento nella cultura e nella storia europea. Tu sei un regista nato in America, a New York, ma rinato in Europa e in particolare in Francia, ma non solo in Francia, nel senso che ha attraversato l'Europa e quindi conosci molto bene la cultura europea, e nella cultura europea hai inteso radicare proprio la tua esperienza artistica, non solo cinematografica, ma partendo anche appunto dal teatro. Io vorrei chiederti di parlarci proprio di questo tuo interesse per l'Europa, che è un interesse culturale ma anche storico. Ecco, vorrei chiederti di raccontarci la tua Europa, ecco, la tua passione per la storia e per la cultura europea. La mia Europa sì è una entità geografica, certo, ma soprattutto culturale, che è composta di molti elementi molto diversi, ma nello stesso tempo questi elementi entrano in un'unità che è la cultura europea, con le sue radici greche e poi la cultura giudeo-cristiana. E per me è molto importante l'Europa dal Settecento in poi si è suicidata e soprattutto nel Novecento con le due grandi guerre, e credo che sia necessario e possibile che l'Europa rinasca, ma ci vuole una volontà e deve passare dalla cultura. C'è una cosa che si chiama la comunità europea, ma è solo una struttura economica e niente di più. E penso che questo è il problema dell'Europa, che si deve cominciare per la cultura e per il rispetto di tutte le culture di cui è composta l'Europa. Mi ha molto colpito il fatto di sentire da lei una sorta di aberrazione della retorica che c'è nella comunicazione, il fatto che ognuno di noi comunque si ponga sempre abbastanza in maniera ipocrita rispetto all'altro, perché cerca di convincere sempre l'altro delle proprie affermazioni. E ho notato che nei suoi film non c'è, oltre a questo aspetto, non ci sono piani di ascolto, cioè nel montaggio sono quasi esclusi i piani di ascolto. Questa particolarità, mi chiedevo, è perché lei pensa che ci sia anche una retorica, un'ipocrisia nell'ascolto della comunicazione, cioè nel recepire ciò che dice l'altro? Grazie.
ma diciamo che nei dialoghi che sono i momenti forti spesso nei miei film, c'è invece perché nel montaggio tradizionale c'è una persona che parla molto tempo o una persona che ascolta, ma io credo che in un dialogo vero tra due persone c'è ogni replica, ogni battuta tiene un'importanza, ma nel montaggio è sempre di più, perché nei primi film c'erano pressioni per essere un po' più normale, ma adesso per esempio nell'ultimo film, la religiosa portoghese, si vede nei campi e contracampi, si vede la persona che parla, ma anche dopo la reazione, e l'altro prima di parlare si vede la reazione alla frase precedente, e per me questo è il modo di mostrare la comunicazione, la possibilità di comunicazione fra due esseri. Ho seguito le sue opere, le faccio i complimenti, mi associo ai complimenti di tanti. E volevo chiederle se ha già girato qualcosa in Italia, che mi sfugge, e che impressioni ha ricevuto dalla magia di Torino, da questa città magica, e se in un futuro lei può ipotizzare una location in questa città. Grazie. Sì, infatti mi piacerebbe molto di fare un film che si svolga solo a Torino, ma infatti se arrivano i finanziamenti, il mio prossimo film, che spero realizzare in marzo-aprile, si svolge una parte importante in Piemonte, a Stresa, e alcune sequenze già a Torino e le altre a Roma. È un film che si svolge soprattutto in Italia. Io non ho molto capito sui film, anche perché di cinema francese non me ne intendo molto, ma volevo chiedere due cose. C'è un'ispirazione nei luoghi a un artista opere, questi ambienti molto vuoti, isolati, poi ho visto molte inquadrature alle mani, ai piedi, non riesco a capire il significato, e inoltre questa, in alcuni film capita che c'è solo la voce e gli attori guardano sempre in camera, c'è una scena e non hanno un'espressione molto normale, cioè nel senso non hanno, anche quando sono tristi, quando sono felici, hanno sempre lo stesso volto. È stato dato una scelta di regia così apposta? Volevo chiedere questo qua. Sì, ho parlato molto di questo a proposito di ogni film nelle proiezioni. Non posso fare tutta una lezione sopra la mia estetica, ma provo di rispondere rapidamente. E io cerco la realtà, cerco di catturare la realtà, ma profonda e nascosta. E quando si vede un movendetti barbaro, cioè quel che i barbari chiamano Mois, c'è sempre azione, c'è sempre movimento, ci sono gente che urlano, che sorridono, eccetera, ma non c'è niente di vero, perché tutto è solo retorica fatta secondo un schema per produrre effetti precisi sullo spettatore. E io cerco dunque di catturare emozioni vere,
è per questo che ci sono molte inquadrature sulle facce, sui volti, con lo sguardo, e quando gli attori parlano naturalmente, infatti, quel che si sente nella maggioranza dei film sono intonazioni psicologiche che non corrispondono alle intonazioni naturali delle lingue, ma il pubblico ha finito per accettare questo come una realtà, ma sono solo convenzioni. E dunque, ecco, non posso spiegare di più, perché ci vorrebbe due ore. Quando Jean parla di barbari e di barbari e di barbari, si riferisce, come scrive in un suo testo tanto teorico, agli abitanti del paese compreso tra il Canada e il Messico, no? Ovvero sia l'America. Il suo distacco dall'America e il suo radicamento nell'Europa è un distacco che prima ancora di essere biografico è proprio un distacco culturale. È l'idea stessa di non nominare, di non citare l'America nel suo parlato, rientra in una delle sue caratteristiche per il cinema di Eugene Green. La nominazione, cioè il nominare le cose, le persone, significa riconoscere uno statuto culturale, esistenziale a queste cose, di farle esistere. Per cui, non nominare neanche l'America significa occultarla proprio dal suo orizzonte culturale, ovviamente. Eugene è una persona molto pacifica, per cui non immagina altro che un oscuramento culturale della tradizione americana. E se posso permettermi un'osservazione, secondo me uno dei motivi di fascino che i suoi film hanno rispetto a noi spettatori è proprio questa liberazione da tutto un apparato di semantico, ma anche proprio di riferimenti culturali di cui ormai siamo fatti, che è quello americano, no? Come diceva Wim Wenders, no? L'America, Hollywood, a colonizzare il nostro subconscio in qualche modo. Ecco, lui cerca di eliminare questa colonizzazione occultando del tutto l'America. Giusto per spiegare. Prego. Volevo chiederle, volevo porre una domanda abbastanza semplice, magari mi ha già risposto nelle precedenti conferenze a cui ero assente. Per la sua scelta piuttosto ripetuta negli attori, tre attori che compaiono nei quattro film che ho visto fino ad ora, poi magari vedrò gli altri e ha cambiato completamente, perché? Sì, è un perché scelgo gli attori per in parte per la loro interiorità, perché è questo che mi interessa nel cinema. E quando trovo una persona che è un attore o un'attrice, ma è una persona, un essere umano, che mi interessa come anima, trovo interessante di continuare esplorare insieme con la persona questa interiorità, ma in ogni film generalmente c'è molto rumore, in ogni film generalmente c'è almeno un nuovo attore e non so se lei ha visto il mio ultimo film, La Religiosa, La Religiosa Portoghese, ma siccome è un film maggiormente portoghese, in portoghese, ci sono attori portoghesi e sono nuovi, tranne c'è un attore francese, Henri Chaud, che recita sempre. Ma tutti gli altri sono nuovi, ma ho lavorato con loro nello stesso modo come con
mi è sempre venuto in mente, in qualsiasi inquadratura, fosse quella di una pietra, di un prato, di un volto, di una porta, di un muro, che l'obiettivo di tutto il suo lavoro è quello di ridare incanto a qualsiasi cosa lei guarda, cercare sempre l'incanto di una cosa, minima questo termosifone oppure una persona. Volevo sapere se era d'accordo su questo. E poi seconda domanda, siccome abito vicino a Stresa, volevo sapere che incanto ha provato per quei posti. La prima domanda sono accordissimo, cioè che la mia meta è di fare la mia meta è di fare vedere in una cosa, in quel che è nell'inquadratura, quel che è nascosto nel mondo intorno a noi. E quindi se funziona bene l'inquadratura, c'è una specie di incanto, perché si scopre una energia spirituale nascosta, può essere in una persona, ma anche in una pietra, una cosa non animata. Ecco, dunque sono molto d'accordo con lei. E la seconda domanda è infatti è l'incanto del Lago Maggiore di questa zona, e ha non posso raccontare l'argomento del film, ma ha un rapporto con i personaggi e anche con, perché è un film, una finzione che si svolge oggi, ma c'è anche una evocazione del grande architetto barocco Francesco Borromini, che è nato in Ticino sul Lago sul Lago di Lugano, ma i paesaggi sono più o meno uguale, e per questo. Guardando sui film, in particolare sui cortometraggi, ho visto solo il nome del cuore, il nome del fuoco, i segni e poi il mondo, no. Ho notato che praticamente a volte forse sono dei movimenti di macchina forse impercettibili, o comunque che mi hanno fatto riflettere molto sulla questione dello sguardo. Cioè nel senso, faccio un esempio, nel film Il nome del fuoco mi ha colpito una delle ultime inquadrature, quando il personaggio di lui si allontana, che praticamente la macchina da presa sembra una soggettiva che segue il percorso, sembra che segua il percorso dello sguardo della protagonista, ma poi quando si avvicina alla finestra, si ferma davanti alla finestra, praticamente poi entra in campo la dottoressa, la protagonista del cortometraggio. Quindi volevo capire qual era il suo rapporto con lo sguardo. E poi la seconda domanda era praticamente nei suoi film c'è sempre qualcosa di c'è sempre quell'elemento fantastico, quell'elemento forse un po' fiabesco, che però non inquadra mai, non guarda mai direttamente, cioè ad esempio, per dire, l'elemento di canto poi non si vede nel film, si sente solo la voce. Oppure nell'orco si vedono soltanto dei brandelli di immagine. Volevo capire qual era, forse sono anche collegati a questa domanda, qual era il suo rapporto con lo sguardo e lo sguardo riguardo al fantastico, al mondo dell'infanzia in sostanza, al fabolistico. Questo soggetto è molto importante, perché infatti siccome mi interesso all'energia spirituale, all'energia nascosta, in una persona questa energia diviene apparente soprattutto per lo sguardo, e nella
secondo le regole accademiche del cinema non si può filmare una persona così frontalmente, e quando si filma così su un angolo obliquo si vede solo una parte dello sguardo. Quando si parla con una persona, due persone sono di fronte e si vedono perfettamente lo sguardo. E dunque io credo, siccome non ho fatto una scuola di cinema e non conosco le regole, ho fatto quel che mi sembrava giusto per attingere la meta che mi do. E in quanto a quel che si chiama fantastico, e questo è in rapporto con quel che il Signore chiamava l'incanto, cioè per me non è fantastico, perché l'arte fantastica è nata come quale è nata solo nel razionalismo del Settecento, come un modo di svoltare l'intuizione spirituale dell'uomo. E in un'opera di arte fantastica non si crede nella cosa non naturale, non razionale, si dà come nei movendetti barbari. Movendetti è la mia traduzione di movies. Danno allo spettatore sensazioni forti, ma alla fine sia si scopre che non esisteva la cosa soprannaturale, o esisteva ma era una emanazione del male, e il male è vinto, e il bene, cioè il materialismo, il razionalismo, trionfano di nuovo. Ma nei miei film questi elementi io voglio che un orco pare tanto naturale come un bambino. E per questo che quando si tratta di cose non di fiabe o soprannaturali, scelgo di rappresentarle in questo modo perché lo spettatore possa crederci. E quindi l'orco, se mostravo un mostro con trucco o con una maschera, sarebbe un gioco di bambini o un gioco di teatro, ma lo spettatore non potrebbe crederci nello stesso modo che l'arbore o l'albero, sì, è proprio questo. E dunque è una cosa molto importante. Ho scritto una volta un testo che pareva quasi scandaloso, perché è a proposito di un film molto estimato. Ho scritto a proposito di Odette di Dreher che io non posso credere nel miracolo. Il miracolo non sono un problema per me, ma come rappresentazione cinematografica, perché nel miracolo la risurrezione della morta del Orde è mostrata esattamente come una donna che si alza la mattina quando suono la sveglia. E per questo che nel mondo vivant c'è anche un morto che si risuscita. E ho scelto di rappresentare
in un primo tempo questo miracolo solo con un'inquadratura di due mani, perché questo frammento è credibile, si può credere vedendo solo le mani, ma e si vede tutto l'uomo solo il giorno dopo. E dunque, questo, le sue due domande in quanto allo sguardo, l'importanza dello sguardo e gli aspetti soprannaturali o fiabesche, questi argomenti sono molto legati. Lei afferma di trovare nel maestro Eckhart e quindi una teologia apofatica, una filosofia negativa, una fonte di ispirazione. Per questo tipo di filosofia non è dato all'uomo poter conoscere Dio, poter conoscere la realtà, e quindi non si può conoscere il mistero della vita e neanche quello della morte, se non in una pratica che è quella di ascesi e di misticismo. Nonostante tutto questo, nei suoi film, quando lei affronta il tema della morte come in Le Mont Vivant, Correspondance e Le Pont des Arts, l'elemento della parola mi sembra diventare, nel momento in cui viene pronunciata, o la musica nel momento in cui viene eseguita e cantata, uno strumento attivo di conoscenza della vita come della morte, è un apprendimento quasi metafisico. Quindi io mi chiedo se secondo lei la parola nel momento in cui diventa viva può diventare un mezzo per l'uomo per trascendere addirittura il mistero della morte, e se il cinema può essere inteso da lei in modo più eckhartiano, quindi una parola, immagine di stampo contemplativo, oppure se può diventare uno strumento di azione e impegno sociale nella realtà immanente dell'uomo. Non ho studiato filosofia e dunque proverò di rispondere semplicemente come ignorante, ma sì, diciamo che per me si dice maestro Eckhart, maestro Eckhart è un maestro spirituale per me, ma proprio maestro Eckhart dice che la realtà di Dio è l'uno, quel che chiama l'uno, ma dice che l'uomo non può entrare direttamente in contatto con l'uno. È per questo che ci vuole un mezzo, un intermediario. E per l'uomo, nella tradizione culturale europea, questo intermediario è la parola o l'immagine, ma l'immagine è infatti nella nostra cultura, l'immagine è la parola visibile, e la teoria è proprio la teoria dell'icona. Cioè che nell'icona c'è un'immagine, ma c'è una presenza reale nell'immagine, e questo nella tradizione culturale europea, la presenza reale è il verbo, il verbo non so che la tradizione ufficiale, ma all'inizio era il verbo. Sì, e nel principio ero il verbo, e il verbo era con Deo, e il verbo incarnato quindi è un'icona, perché è il cinema per me è un'arte dell'icona, cioè che c'è una presenza in un vero film, c'è una presenza reale che è una presenza spirituale che diviene apparente nell'immagine, e si può fare si può vedere un rapporto fra
questa presenza reale è l'essenza del verbo della parola. Spero di aver risposto. Purtroppo siamo costretti a fermarci qui. Comunque Eugenio è molto disponibile, per cui sia fuori che anche oggi al termine della proiezione della religiosa portoghese, che è prevista alle 14 al cinema Language 1, ci sarà modo insomma di continuare questa discussione. Ringraziamo Eugenio.